Giuseppe Pasini, presidente della Feralpi Salò, sta toccando il cielo con un dito. Oggi era una partita molto difficile perché sapevamo che loro venivano da tre partite, tre vittorie. Invece il Turina non ha tradito, abbiamo vinto, abbiamo fatto una bella prestazione e oggi siamo a pieno merito in testa alla classifica insieme all'Alto Adige. Primo posto, probabilmente stamattina non ci pensava, anche perché davanti c'era lo Spezia che sembrava una corazzata. In effetti proprio così, non ci speravamo stamattina, non ci speravamo neanche qualche settimana fa. Pensare di essere al primo posto adesso veramente è molto motivante, però dobbiamo tenere la calma, dobbiamo tenere ancora l'ambiente molto sereno, perché domenica dovremo andare in Sardegna a giocarci una partita sicuramente difficile, però ovvio, insomma è importante essere in cima, ovvio. Primo con l'Alto Adige, dicevamo prima, ma ci pensa che se il campionato fosse finito qui la Feralpi sarebbe in C1 grazie agli scontri diretti migliori rispetto all'Alto Adige? Sì, è vero, però è altrettanto vero che il campionato non finisce qui, per cui abbiamo ancora 4 partite. Il calendario dice che noi siamo un pochettino più favoriti rispetto ad altri, però sappiamo perfettamente che anche le squadre di bassa classifica, ne abbiamo avuto la prova anche oggi col Carpenedolo, giocano per il punto, giocano per la salvezza, per cui tutte le partite dobbiamo giocarle con l'impegno, con la caparbietà, come abbiamo fatto oggi. Io credo che oggi la Feralpi Salò ha dimostrato veramente di essere una grande squadra, abbiamo anche un grande allenatore e va tutto il mio, veramente il mio applauso. Che trabocchetto potrebbe esserci in questo finale di stagione? Di che cosa deve temere la Feralpi? Ma adesso le aspettative sono tante, perché essere in cima vuol dire che praticamente ormai i play-off ce li siamo, non dico guadagnati, ma comunque ci siamo dentro. Adesso si sta pregustando anche il fatto magari di passare anche nella categoria superiore direttamente. È ovvio che la pressione aumenta. Ecco il motivo per cui chiedo assolutamente che intorno alla squadra ci sia ancora l'armonia che ha contraddistinto un po' tutta la stagione, ecco, perché troppa pressione potrebbe anche magari farci fare dei salti. Non ha paura che il premio promozione continui a lievitare? No, quello no, perché li abbiamo già stabiliti, per cui ci sarà anche il premio promozione, ma li abbiamo stabiliti, abbiamo parlato con tutto l'ambiente e credo che siano soddisfatti.